Buonasera e bentornati sul mio canale YouTube, sono Tufo Mix, siamo con Alan Wake. Lo scorso contenuto, lo scorso episodio, abbiamo finito il primo episodio del gioco di Alan Wake e adesso proseguiamo. Negli episodi precedenti, sono venuta a Bright Falls con mia moglie Alice. Grazie di essere venuto qui con me. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere. Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Ora lei è scomparsa. Alice! Ah! Alice! Mi sono svegliato in un'auto incidentata. C'è Avevo nessuno? Un buco di una settimana. Sono stato assalito da uomini d'ombra usciti da un incubo. Lo sceriffo mi ha portato al lago in cui eravamo stati Alice e io. Ma il cottage era sparito. La cosa si fa interessante, ragazzi. 3 anni fa? Tesoro, sono tornato. Sono qui, amore. Com'è andata? Mai visto un tempaccio così. Preparati un caffè, ti rimetterai in sesto. Ehi, splendore. Sarà una lunga notte. Ma queste foto sono bellissime. Allora sei tu che hai bisogno del caffè. Lo preparo. Oh, una palla del manoscritto, ragazzi. Vediamo che ci dice questo, E gli altri episodi come si fanno a vedere? Ok, cominciamo da qua. La storia della caduta e del successivo arresto improvviso è vera. Ero sdraiato sulla neve e sotto i miei occhi scorrevano le scene terribili che mi avevano portato lì. Una replica del mio film dell'orrore privato. Un ricordo del mio cadavere. Solo alla mia veglia, pensando ancora per metafore, la femme fatale se n'era andata. Rimaneva solo il gusto aspro del bacio che mi aveva ucciso. Siamo anche il 2. Era un addio tardivo. 13 anni dopo aver ottenuto la mia vendetta, ero stato infine raggiunto. Era stato difficile sopportare il dolore per tutto quel tempo. Il mio sangue colorò la neve di rosso. Una poltiglia raccapricciante dissolse tutti gli antidolorifici e colò lentamente nella fognatura, mescolandosi e fondendosi con la bile della città. Ora li vedevo. Mia moglie e mio figlio. Tesoro, sono a casa. Non so se questo sia il libro che stiamo scrivendo oppure che cosa. Comunque, ragazzi, accendiamo la caffettiera. No, grazie per essere sempre qua, sempre sui miei video, a guardare, a lasciare like, a lasciare commenti, a lasciare iscrizione. Grazie a tutti, ragazzi. Mi fa piacere che voi mi aiutate, grazie a voi se il canale sta crescendo, se il canale prospera, eccetera, eccetera. La macchina di caffè dove cacchio è sarà mai? La macchina di caffè è qua, perfetto, ok. E prima di iniziare, ragazzi, un salutone ai nostri amici youtuber, come sempre, in ordine casuale, in ordine sparso. Salutiamo Lupo del Tubo, della Stace, Squalo Calcio, Ebunio e Alessandro Gamer. Portano ogni giorno i loro contenuti, 2-3 volte al giorno anche, di giochi, simulazioni, tra cui simulazioni di calcio, giochi di calcio, simulazioni di motori e tutto di più. Mi raccomando, nella mia sezione canali trovate il loro indirizzo da andare a vedere, andare a trovare, se avete qualcosa che vi piace lo portano sicuramente. Il caffè è su? Ottimo, grazie. Mi servirà se voglio finire entro domani. Cos'è questo? Cos'è arrivato? Un TV nuovo? Vabbè, ci manca la TV, ci credo. Posso aprire e mettere la TV là sopra? No. Non possiamo mettere la TV, che possiamo fare in questa casa? Beh, è carina come casa, a parte che qua c'è... Sta nevicando, ragazzi. C'è scritto qua, non avevo visto il biglietto. Ah, non me lo fa leggere, probabilmente. Vai da Alice. Ok, andiamo da Alice.
Vediamo che sta facendo la raga. Dove cacchio è Alice? Ecco. Eccola qua. Ho finito le bozze per la copertina. Sono sulla tua scrivania. Dimmi che ne pensi. Sul serio? Non pensavo ci avresti messo così poco. Qualche volta riesco anche a fare miracoli, mio caro. Ah, davvero? Beh, la scorsa notte ne eri convinto. Ma dove va sto po'? Scusate, questa porta qua dove va? Ok, un sgabuzzino. Il muro è spesso, sì, sicuramente il muro, sì, c'è qualcosa lì. Allora, vediamo le bozze. Sembrano ottime. Sì, finché Barry non ci mette le mani sopra. A proposito, dovrà passare sul mio cadavere. L'ultima volta era l'ultima volta. A proposito di Barry, ha chiamato. Alan! Alan, controlla la cassetta dei fusibili. Lo sto facendo, tesoro, tranquilla. Presto, ti prego. Dov'è? Non ce la faccio più, Alan, ti prego, sbrigati. Tesoro, è un blackout. Ho preso la torcia. Ok. Ehi. Tutto bene? Scusami, è che mi sono proprio spaventata. Ha pure del buio. Stai tranquilla, accenderemo le candele. So che è una cosa stupida, è che, specialmente quando non me l'aspetto, non so, mi paralizza. Io ti amo. Raccontami una storia. Ok. Quando ero bambino avevo degli incubi terribili. Ero terrorizzato a morte dal buio. Quando la cosa peggiorò, mia madre mi diede un vecchio interruttore. Lo chiamò clicker. Il clicker, eh? Sì. Quando avevo paura del buio avrei potuto usarlo e si sarebbe accesa una luce magica che scacciava i mostri. Sì, certo. Eccolo qui. Alan. Forse aiuterà anche te. Sì, bella storia, scrittore. Te la sei inventata adesso. No, no. Davvero. Ti amo, anche se dici bugie. Grazie di tutto. Love story, ragazzi, siamo qua su questa avventura alla Wake, secondo episodio sul canale di Tuffo Mix. Oggi Bright Falls. Siamo ok, ci svegliamo qua. Sente, signor Wake, prova nausea, confusione o qualcosa di simile? Signor Wake, come si sente? Madonna. Tutto ok, la mia testa va bene. Dovetti mentire sul mal di testa e l'amnesia. Mi avrebbe ricoverato per accertamenti. Non potevo andarmene senza Alice. Molto bene, non credo abbia una commozione, ma chiaramente lei è in stato di shock. Si riposi un paio di giorni. Grazie. E dove? Bene, signor Wake, qui abbiamo finito. Se il dolore peggiora o dovesse presentare altri sintomi, venga da me. Vi lascio dove eravate rimasti. Sara, lo sceriffo Breaker la sta aspettando. È molto in gamba, sa? Sono certo che troverà presto sua moglie, signor Wake. Il dottor Nelson era un tipico medico di paese. Lo sceriffo Breaker l'aveva chiamato alla stazione perché controllasse la mia ferita alla testa. Mi spiace aver interrotto la sua battuta di pesca, dottore. È una bellezza, vero? Ne ho presi di più grandi, se crede a un vecchio pescatore come me. Ma questo non è affatto male. Dunque, è un persico. E per farlo abboccare ci vuole un'esca. Per il salmone o la trota, d'altra parte, è meglio usare la mosca. Le piace pescare, signor Wake? Beh, non è importante, dopo tutto, ma è un'attività molto rilassante. In questo periodo dell'anno non riesco a stare lontano dall'acqua. Per me è il paradiso. La prendo in parola, dottore. Niente interessante, ragazzi. Quindi usciamo e andiamo dalla poliziotta, dalla sceriffa, perché qua diciamo che non c'è niente di interessante. Madonna, che grande sto posto qua. Chi è quello? Grazie di aver provato le luci, signora Weaver. Sembra che sia tutto a posto. Non posso concedermi il lusso della comp-
compiacenza, agente Grant. Presto bisognerà cambiare le lampadine. Cos'è questo? Entri, signor Wake. Il suo telefono è sulla scrivania. Era giù di batteria, ora è carico. Grazie. Avete già iniziato a cercare mia moglie? Ci stiamo lavorando. Posso sapere cos'è successo? Non ne sono certo. Non mi ricordo. Stavamo litigando e io ho lasciato il cottage. Il cottage a Cauldron Lake? Com'è finito nell'area di servizio di Stachi? Avrei voluto raccontarle cosa fosse successo quella notte, ma mi avrebbe rinchiuso. Eh sì. Mi scusi, devo rispondere. Pronto? Alan, ti prego, aiutami. Alice! Basta parlare alle autorità. Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Chi parla? Vai sul retro, c'è un buco nella recinzione sulla sinistra. Cerca nell'auto abbandonata. Ti ho lasciato un regalino per dimostrarti che facciamo sul serio. Liberati della polizia e vieni al parco nazionale di Elderwood. C'è un posto chiamato Lover's Peak, a mezzanotte. Niente sciocchezze, amico. Ti teniamo d'occhio. Madonna, rapimento. Che c'è qua? Così niente. Dov'era la... qua? Beh, io me ne vado, grazie di tutto. Ho bisogno di una boccata d'aria. Posso uscire sul retro, magari? La capisco, signor Wake. Può arrivarci oltrepassando le celle. L'agente Grant le farà strada. Mi scusi, è che non è una situazione facile. Faccia con calma, signor Wake. Capisco. Signor Wake, posso esserle d'aiuto? Ho bisogno d'aria. Lo sceriffo ha detto che posso andare sul retro. Certo, signor Wake, ci può arrivare dal corridoio delle celle. Soltanto non faccia caso a Walter, è un nostro abitué. Ah, pensavo che avesse smesso di bere. Oh, magari. Si è preso una sbronza e ha ridotto Danny piuttosto male. Ha iniziato a sbraitare non appena si è svegliato. Ah. Vediamo qua che c'è qualcosa di interessante. Ah, ecco qua. Elmos. Per te la cosa c'è? Ok, vai. Alice vede un'ombra. Oh, interessante. Alice guardò attraverso l'obiettivo, pronta a scattare la foto. Cauldron Lake era incantevole. Qualcosa catturò il suo sguardo. Una figura nell'ombra dietro il cottage. Una donna snella in un abito nero. Abbassò la macchina e guardò di nuovo. Non c'era nessuno, solo dei cespugli la cui forma ricordava vagamente una persona. Scosse la testa e rise. La donna potrebbe essere quella che ci ha dato le chiavi. Una donna snella, in abito scuro, aveva anche il velo come se venisse da un funerale. Poteva essere quella. Ci ha dato le chiavi e poi scomparsa. Va bene. Qui non c'è altro da prendere. No, qui dove c'è? Il carro per la sfilata. Redan, qui Mulligan. Sembra che qualcuno abbia combinato un casino nel garage. Passo. Ok, ricevuto. Continuate a cercare Stachi. Passo e chiudo. Stachi è sparito. La moglie è sparita. Cosa c'è qua? Ok, andiamo nelle celle di qua. E qua cosa c'è? Qua niente. Qua c'è la porta. Chiusa. Ok, passiamo di qua. È bevuto, eh? Oh, c'è qualcosa. Hanno scritto. Vai. La presenza oscura alla tavola calda. Descrivere la presenza oscura come intelligente significava attribuire qualità umane a qualcosa che, nonostante la maschera, di umano non aveva nulla. In ogni caso, trovò l'unico posto abbastanza buio nella tavola calda. Un filo di luce filtrava nel corridoio, ma accettò il dolore per quanto orribile. Lo scrittore avrebbe presto sistemato le cose. Sarebbe arrivato dove lei aveva ancora potere. Ok. Va bene, andiamo fuori a prendere un po' d'aria, controlliamo nella macchina. Sì, sì. La luce mi accecò e mi fece tornare il mal di testa. L'uomo al telefono aveva detto di attraversare la recinzione a sinistra.
detto che c'era un buco, però vediamo prima che in mezzo se non c'è niente interessante. Controlliamo magari qua che sono manoscritti. Vedete? Questo cos'è? Beh, amici, è stata un'altra lunga notte. Ed è ora che stacchi per un po'. Io solo so quanto abbia bisogno di dormire. Un'ultima cosa prima di andare. Questa è stata una notte. Quella è la macchina? Allora, bisogna passare di qua, probabilmente. Vedo che c'è un buco qua da qualche parte. Esamini che... Vedo dove passiamo, può vedere. Ah, ok, di qua. La patente di Alice era stata riposta sul sedile anteriore. Quel tipo faceva sul serio. Il rapitore aveva parlato di un buco nella recinzione, sul retro della stazione di pulizia. C'era qualcosa per me in un'auto abbandonata. Barry? Al, grazie a Dio, dove diavolo eri? È da una settimana che cerco di contattare te e Alice. Mi sono spaventato. Ho preso un aereo ieri, sarò qui, a Bright Falls. Barry, ascoltami. Sono dallo sceriffo. Vieni a prendermi. Ora non posso parlare. Al, ma che diavolo sta... Dovevo farmi rilasciare dallo sceriffo e raggiungere il parco nazionale di Elderwood per incontrare il rapitore di Alice. Questo cos'è? Vediamo. È Wake Lover Speak. Il rapitore sparò un ultimo colpo e l'ombra svanì nell'oscurità da cui era uscita. Vedi? Niente di speciale, Wake. L'idea che Alice fosse nelle sue mani era rivoltante. Eravamo sul belvedere in legno di Lover's Peak, la cascata e le montagne alle nostre spalle, e più in alto le luci rosse dell'antenna radio. Trattenni l'impulso di saltargli addosso e mi sforzai di parlare. Diamoci un taglio. Dov'è mia moglie? Quindi questo è quello che deve capitare fra poco, è un presagio di un futuro. Il rapitore sparò un ultimo colpo all'ombra, svanì nell'oscurità da cui uscita. Quindi capiterà dopo questa cosa. Torniamo dallo sceriffo e poi dobbiamo cercare di... Da che parte di qua? Luce che rivela il mondo della sua storia nell'oscurità, che lo forgia dal nulla, così come uno scultore estrae una statua da un blocco di granito. Se mi fermo, il mondo che creo svanirà. L'oscurità se lo... Ma che succede, ragazzi? È un lungo e difficile viaggio nel buio. Ma che succede? Magnifico, Sara. Volevo solo rimediare ai danni che i fratelli Anderson potrebbero aver causato nel corso della loro ultima spiacevole scappatella. Non sono responsabili delle loro azioni, naturalmente. Posso assicurarle che il mio personale è stato redarguito. Thor e Odin non hanno mai fatto del male a nessuno quando abitavano nella fattoria. Si sente un po' meglio, signor Wake? Vorrei andarmene. Sono libero di andare. Beh, dobbiamo ancora parlare di... Sono in arresto? No, certo che no. Ma ho bisogno di sapere dove alloggerà per poterla raggiungere. Eviterei il motel. Il Majestic è rinomato per gli scarafaggi. I cottage a Elderwood sono molto carini. Direi che è perfetto. Sono il dottor Emil Hartman. Avrei piacere ad ospitarla alla residenza Cauldron Lake. Ha parlato con mia moglie? Ho avuto modo di discutere la sua situazione con lei in svariate occasioni. Ha organizzato qualcosa con lei? L'ho invitata qui. La mia clinica è un luogo in cui... Ehi! Oh! Calma! Fermi tutti! Giù le mani dal mio cliente! E lei chi è? Sono Barry Wheeler, il suo agente. Se avete dei problemi col signor Wake, parlate con me! Voi zaticoni non la passerete liscia una volta sguinzagliati i miei avvocati! Non c'è problema, Sara. Sto bene. Non voglio sporgere denuncia. Signor Wake, la mia offerta è ancora valida. Tirami fuori di qui. Che diavolo è successo, Al? Non è il caso di ripetere quella storia coi paparazzi. Pensavo ti stessero sbattendo dentro. Ma che strano, ragazzi. Dovevo parlarne con qualcuno. Raccontai tutto a Barry. Pensava fossi pazzo, ma appena parlai del manoscritto cambiò idea.
Il fatto che avessi scritto qualcosa, anche se non ricordavo nulla, a lui bastava. Precustava i soldi e credeva al fatto che Alice fosse stata rapita. Quanto al resto, era tutta un'altra storia. Avevo appuntamento a mezzanotte con un rapitore in un posto chiamato Lover's Peak, nel parco nazionale di Elderwood. Il piano era affittare un cottage. Non mi piace, Al, non mi piace per niente, non va bene. Anzi, è tutto il contrario di bene. Signor Wake, Barry l'ha trovato. Ciao, Rose. Oh, wow, stavo proprio pensando a lei. Oh, stavo wow. Giusto portando del caffè a Rusty. È sul balcone a prendersi cura di Max. Povero piccolo. Devo proprio scappare. È stato un piacere rivederla, signor Wake. A presto. Chi è Max? Boh. Chi è Max? Che testa vuota. Ehi, signor Spacco Tutto. Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e, tra le altre cose, è una tua grande ammiratrice. Ha anche un sito web dedicato a te. Un sito web. Andiamo a mettere in giro, ragazzi, troviamo magari dei contenitori. Poi hai due telefoni qua. Allora, berretti da qua. Praticamente di qua bisogna andare. Quello che mi hai detto in macchina, ma ti rendi conto? Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Ok. Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No, davvero, Barry. Ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice. È tutto così. Ma sia assurdo quello che stai dicendo? Non fraintendermi, è un'ottima storia. Ma quando inizi a mischiare realtà... Chi è Rusty? Stai comprando un biglietto per il manicomio. Aspetta qui. Tranquillo, amico. Quasi finito. Ehi, sei Rusty, vero? Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Mi scusi, le spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania? È di fronte a Charlie Zannelung. Ok, certo. Che è stato? Sul serio, Al, non puoi incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni poi sfuggono di mano. Devi parlarne con la polizia. È mia moglie, decido io. Possiamo riparlarne più tardi. No, questa storia... Senti, tu hai sbattuto la testa. Insomma, dai, devi ammettere che tutto questo sembra assurdo. Se è uno scherzo o cerchi di spaventarmi, sta funzionando. Prendiamo in giro Barry. Beh, per poco non ci cascavo, divertente, Al. Ma ora basta. È questo il modulo che voleva? Ecco qui le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wake. Lieto di averla tra noi. Grazie. Sa dirmi come raggiungere Lover's Peak? Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima o poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. Ok, ragazzi, di giorno... Se problemi a trovarlo, tenga come riferimento l'antenna della radio. È proprio là sotto. Ah, a proposito, se cammina nel bosco, stia attento a dove mette i piedi o finirà come Max. Forse mi preoccupo troppo. Ci sono varie persone accampate là fuori di cui non sappiamo nulla. Non che sia gente pericolosa, ma con le trappole non si sa mai. Vorrei evitare problemi. Ok. Senti, Al, stai cercando di farmi credere che hai sparato un tizio che... Uff, è svanito? A prova di proiettile finché non gli hai puntato addosso una torcia. Queste cose le dicono quelli che finiscono in una stanza imbottita. Legati ai letti con delle camicie bianche. Dai, andiamo. Che hanno date alla schiena. E con una sana dieta a base di pillole. Aggiungi l'auto, eh. Ragazzi. Cavolate, Al. Ah, sono delle cottage. Al. Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno. Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò a Lover's Peak. Mi ha detto di andarci da solo. Ok, ok, allora. Capisco. Ma sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria.
È allergico ai cottage. Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi, odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Ma va a cagare. Salute. Un tranquillo weekend di paura. Scommetto che ci sono muffa, spore, erba velenosa e zattio quant'altro. Non vale una commissione del 15%. Forse è carino, è grande, c'è tutto. Chiuso ovviamente. Allora, praticamente questa è un'altra cucina molto simile all'altra, che sei un po' diversa da casa. E dove vai all'overpass? A piedi? Cosa c'è qua? Ah, vediamo, consumiamo meno. Allora, l'overpack, ragazzi. Intanto vediamo qua fuori se c'è qualcosa di interessante. Barbecue. E di là, niente di che. Ok. Andiamo all'overpack, quindi. Praticamente di qua. Questa macchina è nostra? Punto di controllo. Qua c'è qualcosa di interessante, vediamo. Non c'è un Kaiser. È vuoto pure, ma dai. Ah, è macchina? Aveva le chiavi dell'auto, ma l'ufficio turistico non era lontano e non mi sarebbe servita a niente nella foresta. Ok. Sapevo che avrei dovuto dirlo alla polizia. Questa non era certo la cosa più intelligente che avessi mai fatto, ma ero ancora infuriato con Barry per aver cercato di dissuadermi. Quelli mi avevano chiamato nell'ufficio dello sceriffo. Non temevano la polizia e avevano Alice. Andiamo di qua, siamo prima, Che cazzo, mi è venuto un mezzo colpo. Ma porca troiassa, cosa c'è qua? Vediamo cosa c'è qua intanto. Non so che ci sia qua, ma qui c'è qualcosa qui dentro. Libri. Una radio. Bentornati allo show. Come promesso, il dottor Nelson ha parcheggiato il di dietro nel nostro studio. E dottore, che programmi hai per la festa del cervo? Programmi? Mi fai sembrare più organizzato di quanto sia in realtà. No, niente di speciale. Mi godrò semplicemente l'atmosfera. Sai, inizio a non avere più l'età per certe cose. Ah, ok, c'è la luce. Ma dove siamo venuti di qua, no? E bisogna andarla in fondo, c'è anche della luce magari. Però qua in mezzo poi ci sarà qualcosa di interessante. Diamo un'occhiata magari. Altalena. Abbiamo la pistola, abbiamo anche la pistola, non è che abbiamo paura con la pistola, qui non c'è niente, quindi bisogna andare per forza altalena. Si muove da sola, minchia. Cos'è? No, non si fa saltare di qua. Però c'è nessuno, sembra che sia
abbandonate. Oh, andiamo avanti di qua. Bello, over. Ok, quindi avanti ancora da qui. Qua c'è qualcosa. Qua si può entrare in casa oppure ci fa solo vedere da fuori. Però usa, cos'è? Un TV? Delitto e castigo. Il cancro è la cura della civiltà. Non c'è niente qui dentro. I delitti non possono essere puniti. Soprattutto a Night Springs. L'episodio di stasera. L'uomo nello specchio. L'uomo nello specchio. Ma ok, andiamo avanti ragazzi, anche se c'è un po' da cagarsi sotto, vediamo. E di qua si va su, ma non ci interessa, andiamo di qua. Punto di controllo. Vediamo. Rusty Moore. Nell'ufficio turistico l'aria era pesante, fetida, come se una creatura in decomposizione fosse uscita dalla sua tomba. Rusty continuava a tossire sangue. Non riuscivo a staccare gli occhi dalla sua gamba spezzata. L'attacco era stato terribile. Max si lamentava nella gabbia. Gli occhi di Rusty erano iniettati di febbre e terrore. Ansimò, Mr. Wake, è successo proprio come in quella pagina. Allora, questo è molto più avanti la storia, eh. Intanto vediamo qua, c'è un po' di luce, se riusciamo a venire qua. Non c'è il punto di controllo? La visione mi indebolì, altro che colpo alla testa. È successo? È successo. Mi sentite? Qualcuno mi aiuti! Aiutatemi! C'è nessuno? Qua dietro! Sono qui! Aiutatemi! È successo? Signor Wake. Successo proprio come scritto in quella pagina che ho trovato. Si è avverato. Sapeva. Così oscuro tornerà per me. Deve le luci nell'ufficio. Ho le chiavi. Ok Rusty, tenga duro, torno subito. Chiunque fosse stato non era lontano. Rusty aveva trovato una pagina del manoscritto, mi avrebbe aiutato a capire cos'era successo. Shh, da bravo. Dove è l'ufficio? Vai là. Perché Rusty fosse al sicuro, era indispensabile riattaccare la corrente e far tornare le luci. L'unica è qua allora.
Un'altra pagina del manoscritto, ragazzi. Vediamo che dice questo. Wake in un rifugio sicuro di luce. All'ultimo istante cambiai direzione e mi gettai a terra. L'ascia scheggiò il tronco di un albero. Raggiunsi a fatica la zona illuminata. Mi bruciavano i polmoni. Ero troppo esausto per muovermi. Attesi in ansia il colpo di grazia, ma non arrivò mai. Alzai la testa. Niente si muoveva nell'oscurità. Per il momento, immerso nella fredda luce, ero salvo. Per il momento. Ma qui cosa c'è? Qui c'è una porta, non so se si apre. L'ufficio dello serio porta. Che c'è qua? Ok. Ero arrivato tardi. Qualcuno aveva distrutto il salvavita. Riaccendere le luci era impossibile. E andiamo di là, mi sa che sta morendo. Mi sa che l'hanno fatto fuori. Il terreno era ricoperto di chiazze oleose che sembravano oscurità di tutto. Ah, possiamo bruciarle? Quindi? Sono morti entrambi? Ma era uno o due? Dove era Asti? Qualcosa aveva aperto un buco enorme nel muro. Anche il cane. Non date da mangiare agli animali. Soltanto ai visitatori che hanno acquistato una licenza di pesca per il parco. Seguite sempre. Madonna. Rusty, no. Non. Portatemi mai. Ma come cacchio faccio a beccarlo questo? Se n'è andato? Ok, madonna ragazzi, ma però qua è da morire. Oh! Sono morti tutti, porca miseria. Poi non ho più niente da... Non ho più armi, non ho più niente, raga. C'è qualcosa da prendere qua. Che c'è?
Andiamo di qua. Cosa c'è qua? Il problema è che non ho più... Punto di controllo, ragazzi. Punto di controllo e io mi fermo qua per il momento. C'è un po' di luce qua che ci illumina. Ok, punto di controllo, ragazzi, ci fermiamo qua. Perché siamo già oltre la mezz'oretta, altri 40 minuti, e io per adesso vi lascio. Vi ricordo che siamo su questo Alan Wake, il primo, secondo episodio, stiamo giocando, stiamo tentando di non morire, ragazzi, perché qua si mette veramente male. Anzi, io per non consumare la batteria, ragazzi, farei così, metterei anche in pausa in questo momento. E vi ricordo che se volete aiutarmi a far crescere il canale e non siete iscritti su Tuffo Mixer, ragazzi, iscrivetevi, non costa niente, iscrizione gratuita, e poi se attivate la campanellina sarete avvisati ogni volta che c'era un nuovo video sul mio canale. Se questo Alan Wake vi piace, ragazzi, sapete cosa fare, mettete un like e in questa maniera io saprò che vi piace. Ma fate anche un commento va benissimo, ragazzi. Siamo già al quarto episodio e magari, cioè, al quarto mio contenuto, ma l'episodio di Alan Wake è il secondo perché il gioco è episodi. Comunque siamo al quarto contenuto, al mio quarto video, e vedo che state seguendo abbastanza, quindi penso che vi piaccia questo gioco. Vi ricordo, in descrizione metterò la playlist di questo gioco, eventualmente, così se avete, volete vedervi il primo episodio, il secondo l'avete perso, eccetera. Vi ricordo la mia lista, il canale amici, con tutta la lista dei miei amici, i loro indirizzi su YouTube per andare a trovare, vedere anche loro, sicuramente vi piacerà qualcosa che fanno. Cosa ricordarvi anche? Niente, vi ricordo di venire ogni tanto, di passare sul mio canale, di ricordarvi di Tuffo Mix, che deve crescere, un piccolo canale di videogames che vuole crescere, vuole diventare un pochino più grande. Tuffo Mix a questo punto vi saluta, ragazzi, vi dà appuntamento presto con Alan Wake, continueremo perché vedo che vi piace, ma voi iscrivetevi nei commenti e i like, così sono più sicuro e lo porto anche più volentieri. A me comunque piace, quindi giocherò in ogni caso, sia portarlo per voi sia per me stesso, ma ci giocherò a questa Alan Wake, anche se un po' mi cago sotto, da paura. Ciao a tutti, ragazzi, e buonanotte, perché qua ormai è notte, è già luna, e io a luna giocare al buio con Alan Wake c'è da avere paura. Ciao, ragazzi, buonanotte.